Un dato esaltante, un dato che viene da un'agenzia nazionale come ISMART Union Camere, un dato quindi effettivo basato sui dati reali e sulle previsioni rispetto alle prenotazioni, un dato che segnala che l'Abruzzo ha una performance, una delle migliori a livello nazionale, e soprattutto che segna un più 15% rispetto al 2019, quindi non al periodo di crisi, segna, diciamo, rispetto già a un turismo che era andato bene. Vuol dire che la campagna promozionale che abbiamo messo in campo ha dato risultati. Quei dati che avevamo detto, che ci sarebbe stato un travaso tra il turismo del mare e quello della montagna, in effetti è stato così. Abbiamo buoni dati sul mare, ottimissimi dati sulla montagna e su tutto ciò che sono i nostri eremi, i nostri borghi, il turismo religioso, il turismo parlando di sport, quindi dati veramente importanti. Quindi montagna è molto successo, la costa dei Trabocchi, dati addirittura di presenze che normalmente si hanno nel periodo di Ferragosto, e nonostante non siamo ancora nel periodo ferragostano e di ferie, invece quei dati già li cominciamo ad avere.